Edizione del Festival di Busto. Io vorrei qui insieme a me Manuela Mattioli, vice sindaco, assessore alla cultura, che tanto ha fatto e tanto sta facendo per questa manifestazione. Vi porto anche i saluti di Alessandro Munari. L'eredità di Max, che siamo tanto fieri di avere come nostro concittadino e che ha avuto un gesto di grande generosità nei confronti anche della pubblica amministrazione, di uno spazio civico come la nostra biblioteca. Max ci ha scelti, ha scelto la nostra biblioteca civica come luogo destinato ad ospitare una parte cospicua della sua collezione, una collezione davvero imponente. Il regista si lasciò a piedi da un giorno all'altro, quindi avevamo bisogno di un tappabuchi più che della persona straordinaria che ho avuto la fortuna di incontrare. Arrivò lui e ovviamente poi per Max fare quel lavoro sulla strada coppia era un sogno, era una cosa straordinaria, quindi era il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, non lo sto neanche a dire, lo sapete com'era. Poi arrivava al mattino con gli storyboard che disegnava lui, abituato ai tempi televisivi, no? Per cui insomma, così magari no, si lascia per strada, non c'è proprio quella possibilità di andare così in profondità, no? come nel cinema, ero sorpreso, ma perché non c'è bisogno? A proposito di Max, si può soltanto dire che era davvero una persona splendida, gradevole, simpatica. Ma credo che dalle immagini che state per vedere o che vedrete o che avete visto questa cosa si percepisca. Quando il... aveva subito colpito la sua dolcezza, la sensazione, ecco, che non avesse sovrastrutture, che quello che avevi davanti fosse assolutamente la persona che era. Quindi piaceva molto pensarvi lì, uniti dall'amore per Max e dalla voglia di celebrarlo e di ricordarlo a 3 anni dalla sua scomparsa. Sono passati 3 anni, questa cosa è incredibile. Voi non sapete quante volte mi capita di vedere un film e di scrivergli distinto un messaggio per poterlo commentare con lui.